Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Luca Starsbury, che mi chiede di parlare del film del 1995 diretto da Spike Lee e Clockers, tratto dal romanzo omonimo di Richard Price. Spike appunto è questo ragazzo poco più che adolescente che è un Clockers, quindi uno spacciatore in realtà di crack a disposizione 24 ore su 24, che colleziona treni elettrici e che in realtà ha nonostante il suo lavoro terrificante ha in realtà un animo quasi ancora da ragazzino. Lui lavora per questo Rodney Little, che in realtà dietro le sue attività commerciali ha un enorme traffico di droga. Dal suo negozio conosciamo anche due poliziotti, l'italo-americano Larry Masilli e Rocco Klein, e poi conosciamo anche Victor, che è il fratello maggiore di Strike, ma che però è onestissimo e porta il lavoro avanti di casa senza dover mettersi di mezzo a gangster e via dicendo. Quindi il nostro Strike poi farà amicizia con questo bambino di 12 anni che lo seguirà per sempre, che vorrà essere sempre uguale a lui, e Rodney un giorno propone a Strike di fare il salto, di dover andare a ammazzare tal Daryl Adams, che sembrerebbe rubare appunto al capo. Strike accetta, ma le cose non vanno come sembrano, perché qualcun altro lo fa fuori, e di lì poi tutto quello che succederà è che metterà di mezzo la famiglia appunto e tutto quello che c'è intorno fra faide e via dicendo, per un film girato in maniera assolutamente stratosferica da un grandissimo Spike Lee, che utilizza praticamente di tutto, il bianco e il nero, 16 mm macchina a mano, alcune situazioni anche proprio nel raccontare che sembrano quasi oniriche, completamente di fuori, per un film assolutamente bomba, un film girato veramente con una mano straordinaria, scritto da Dio, e che ha dalla sua una fotografia magnetica di Malin Khan Sayed, che veramente fotografa queste strade in maniera assoluta, veramente devastante, questo America così distrutta, questa America di questi ghetti neri così devastata. Appunto il film, nel nostro Spike Lee lo fece perché voleva dare un colpo di grazia al gangster rap, lui voleva far capire che nonostante se si potesse nascere nei ghetti non si doveva per forza fare i gangster, non si doveva per forza spacciare, ma si poteva studiare, ci si doveva fare il culo proprio per cambiare la situazione, senza per questo diventare zio Tom, senza per questo dare sempre ragione all'uomo bianco, ma inserendosi appunto e cercando di abbatterlo dalla base. Questa è l'idea del film di Clockers, che voleva mostrare direttamente e in maniera così forte appunto tutto quello che accadeva in questi ghetti. E il film su questo punto riesce alla stragrande, anche perché abbiamo Strike, che è un ottimo Mackie Fire, che è veramente fantastico nella parte. Nel ruolo del grandissimo Rocco Klein, grande personaggio, c'è lo splendido Harvey Keitel, fantastico del Roy Lindo a fare il cattivissimo Rodney. Isaac Washington è uno splendido Victor. John Turturro è un fantastico Masilli, e questi attori non sono buttati a caso, sono diretti in una maniera magistrale, ognuno ha una parte sempre più essenziale, anche quelli che non ho nominato. Un film anche corale, tutta la parte appunto in cui si trovano nella gang, che vengono picchiati e tutto, fa capire in realtà la mancanza in un certo senso di unione che in realtà Spike Lee voleva portare tramite questo film, un'unione appunto di una comunità che dovrebbe essere combattiva, sì, ma non verso se stessa, ma verso chi li sta schiavizzando da sempre. È un film assolutamente perfetto sotto il punto di vista drammatico e tutto quello che avviene è narrato in maniera assolutamente unica, con dei grandissimi utilizzi della macchina da presa, con un'idea del montaggio notevole, con una voglia appunto di raccontare straordinaria tutta la parte iniziale. Il film che inizia con tutti i cadaveri è veramente già agghiacciante, e poi per come in realtà il realismo di tutto quello che viene messo insieme va a colpire completamente uno spettatore, e che si trova di fronte a un film che lascia a bocca aperta ancora oggi, veramente freschissimo dopo 30 anni, un film che abbia un successo clamoroso, fece una botta enorme, e nonostante appunto il nostro utilizzi in realtà un sistema che si è quasi Palpe nel suo interno, però che non ha niente di ironico se non appunto nelle battute che si fanno gli altri, ma il film è sodissimo, è un dramma veramente enorme, un noir di quelli che picchiano brutti di durissimo, un capolavoro secondo me degli anni 90, uno di quei film andati purtroppo a scomparire e che invece dimostrano un'altra volta che Spike Lee è un genietto. E con questo personaggio poi appunto il nostro protagonista nel ghetto, che è diviso nella sua vita perché ha voglia di cambiare, è speranzoso, eppure è costretto in un certo senso a continuare a fare ciò che deve fare per poter sopravvivere. Quindi un film per me assolutamente fantastico, di quelli rigorosi che non hanno un qualcosa che va fuori dalla linea, perfettamente girato, ma con una logica proprio della messa in scena che non è mai dannosa verso il racconto, anzi lo esalta ogni piccola inquadratura, ogni movimento di macchina, l'utilizzo straordinario della macchina a mano, tutto viene esaltato da uno Spike Lee straordinario che coinvolge e che ci regala veramente una sceneggiatura bomba. Grandissime poi, come ho detto, le musiche di Terence Blanch, che fanno veramente la differenza, e la sceneggiatura è stata scritta insieme appunto allo scrittore del libro, hanno cambiato il punto di vista, che prima era dal poliziotto che dava la caccia ai ragazzi, e qui hanno messo davanti il ragazzo, proprio perché Spike Lee aveva intenzione in realtà di mostrare qualcosa di crudo, definitivo appunto, sull'idea del gangster rap e su quello che in realtà stava portando ai ghetti americani. Il film ebbe un insuccesso totale, fortunatamente è stato riscoperto con gli anni, e fortunatamente è un film assolutamente da non perdere, uno di quelli veramente che lasciano il segno ancora oggi, una di quelle cose che insomma colpiscono dall'inizio alla fine, proprio perché sono narrate in maniera
era assolutamente spettacolare. Notevole poi tutta la ricostruzione scenica e tutto quello che c'entrano, perché metà anche delle comparse in realtà erano vero tossici, vera gente per la strada, che mi dici, dichiarò il regista, e questo li rese molto più facile il lavoro a livello estetico, ma molto più difficile da gestire sul set. Un'opera assolutamente da non perdere, andata praticamente, come ho detto, a scomparire, che pure dimostra tutta la forza del grande Spike Lee. Il link è qua sotto, donate su Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è anche il pulsante del super grazie per donare direttamente su YouTube, seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio a giro per l'Italia, e ripeto, questo Clockers del 1995 è a dimostrare che Spike Lee, quando si mette in testa di fare un grande film, cosa che ha fatto per il 90% della sua carriera, riesce a farlo sempre. Questo Clockers veramente è un film che non ebbe un cazzo di successo, invece è un film che mi flashò subito quando lo vedi per la prima volta al cinema e che ho continuato a vedere all'infinito, proprio perché era inserito proprio in un momento storico incredibile a livello proprio di ghetti, di gangster rap e tutto il resto, che il nostro vorrebbe cercare di smontare, ma che in realtà poi il pubblico non ha assolutamente apprezzato. Vero peccato, perché questo modo di girare la Plexploitation era veramente incredibile e un'altra volta innovativo. Grandissimo Spike Lee.